Guarda se quello non deve sempre mettersi davanti a tutti. Sembra che faccia tutto lui. Ma poi quel cappello, ma cosa vuol dimostrare? Vai, basta con queste storie, non è che devi fare il polemico tutte le volte. Piuttosto, hai portato l'olio. Se no a questi cosa gli diamo? Solo del pane da mangiare? Così? Senza niente? Dai, rilassati e fai quello che devi fare. La confraternita sta in piedi se non stiamo lì ogni due minuti a guardare chi è avanti e chi è indietro. Bravo, ricordaglielo, così la pianta. Noi siamo la confraternita della misericordia, che ha il suo altare qui, nella cattedrale di San Vincenzo, e che distribuisce sostentamento ai poveri della città attraverso la beneficenza che le persone benestanti mettono nelle nostre mani. Qui siamo effigiati in un affresco del XIII secolo di discreta fattura, in cui si possono ammirare le acconciature dell'epoca e i curiosi copricapi alla moda in quel tempo. Questa cosa la so a memoria perché l'ascolto più volte tutti i giorni dalle guide che parlano ai turisti. Lascia perdere i turisti, fai il tuo lavoro, tieni pronto il vino, dai che ne abbiamo ancora tanti oggi. Spero che la gente non si faccia un'idea sbagliata di noi. Siamo dei poveretti anche noi, non siamo dei santi. Siamo solo più fortunati di altri perché stiamo bene. Però siamo dei buoni cristiani. Proviamo, ci rendiamo conto che prima di tutto dobbiamo conservare la nostra umanità e per farlo dobbiamo custodire quella degli altri. Si fa la svelta a perdere umanità. Basta non avere da mangiare, non avere niente, non essere di nessuno. Ti trasformi subito in una piccola belva o ti rassegni a sentirti una cosa. Appunto. Quindi noi cerchiamo almeno di fare questo, che i poveri restino umani. Diamo loro da mangiare, da vestire, qualche volta da dormire. Troviamo dei soldi per far sposare le ragazze povere. Insomma, tante cose. Qualche volta paghiamo noi anche per fare dei funerali decenti, perché tutti devono avere la possibilità di morire da uomini. Ecco, non stiamo a dire tutto, se no sembra che ci vantiamo. Facciamo quello che dobbiamo fare, il minimo. In più, sembrerà una cosa retorica, ma ci sembra ogni volta che ci guadagniamo noi, che siamo noi a tornare più umani di prima.